Buongiorno, sono Santo Sanalco, sono lo chef dell'Hotel President e oggi le faccio vedere come si prepara un filetto di rombo gratinato al sesamo. Molto semplice, gli ingredienti sono estivi, abbiamo come ingrediente il pinole, i pomodorini, prezzemolo, aglio, basilico e un po' di pane grattugiato, un po' di zucchini per la decorazione. Adesso facciamo in prima cosa, facciamo gratinare il filetto di rombo mettendo un po' di olio di oliva in una pentola e ovviamente mettiamo il filetto, mettiamo un po' di pane grattugiato, ovviamente un po' di sale e un po' di sesamo che è l'elemento principale di questa ricetta e lo mettiamo in forno mettendo anche un po' di vino così non si attacca il filetto e lo lasciamo cuocere per 5 minuti. Poi nel frattempo noi prepariamo la salsa che è molto semplice. La salsa viene con un po' di aglio. Viene preparato un po' di aglio, attenzione perché se è troppo calda la padella si brucia l'aglio. Poi facciamo i pomodorini. Facciamo soffriggere un po' leggermente che deve essere. E a questo punto facciamo il basilicum spezzato a mano che è più semplice. Poi aggiungiamo un po' di brodo. Lasciamo cuocere per 2 minuti, intanto possiamo legarlo poi con un roux che si fa, ovviamente questo roux lo conoscono tutti i cuochi, che si fa un po' di olio e farina per legare la salsa. Come noi abbiamo il pinole che sono stato tostato precedentemente e poi aggiungiamo il pinole. Allora a questo punto nostra salsa è pronta, però dobbiamo controllarla se è al punto giusto. Non è al punto giusto perché manca un po' di sale, aggiungiamo un po' di sale e poi dobbiamo controllarlo anche di sale. Ecco, a questo punto la salsa deve essere già pronta. Abbiamo bisogno del couscous come contorno, che sono già pronto. Ecco qua nostro filetto di rombo che è pronto. Adesso lo prepariamo nel piatto che viene delicatamente così presentato, mettiamo un po' di decorazione come al solito, si presenta così. Allora facciamo un po' di decorazione che vada bene così. Ecco qui viene presentato il piatto che viene aromatizzato con il basilico. Vi propongo di prepararlo a voi a casa, che è un piatto estivo. Buon appetito!